Dopo il successo di Terra Bruciata ci ritroviamo con l'altro docufilm, Ritorno a Tora. Il regista Luca Gianfrancesco, il professore Gianni Cerchia, due nomi eccellenti, già conosciutissimi. Iniziamo con il regista. Nasce questa iniziativa dall'esigenza, sappiamo la realtà che ci fu nel periodo della guerra civile a Tore Piccini. Allora, questo film in realtà nasce da una costola di Terra Bruciata, cioè nel senso che questa storia era già in parte contenuta in Terra Bruciata e l'avevo raccontata attraverso, diciamo, due testimonianze che erano appunto quella di Ziva Modiano Fischer, che adesso è praticamente l'ultima testimone ancora in vita di quella, l'ultima testimone ebrea ancora in vita della vicenda di Tora, e c'era De Simone, che era l'altro testimone che parlava appunto della storia di Tora. E quindi l'idea nasce da lì, una storia eccezionale. Ribadisco che il film, noi oggi presentiamo il progetto, no? Presentiamo il progetto di ricerca del film. Il film iniziamo a girarlo a fine maggio e uscirà entro l'anno. E quindi niente, una storia eccezionale che meritava di essere raccontata. Un'intera popolazione, tranne rarissime eccezioni, devo dire, che si mette a disposizione di questa comunità di ebrei napoletani che arrivano appunto in questo paese, li salva col silenzio ma anche agendo. Professore, lei è uno storico conosciutissimo specialmente per la sua onestà intellettuale. Oggi ci troviamo in questo liceo a Verano Scalo. L'importanza, da poco si è commemorata la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista. Quanto è importante innanzitutto dialogare con i ragazzi al di là delle fazioni, dei colori, di quanto è importante il valore della pace. No, al di là di qualsiasi schieramento, noi stiamo parlando di valori che sono valori che prescindono da destre, sinistre o altri tipi di colorazioni e collocazioni geometriche, insomma. Stiamo parlando del 25 aprile, cioè del compleanno della nostra democrazia, della fonte dei valori repubblicani, e dove prendiamo atto della, se ce ne fosse stato ancora bisogno, della drammaticità terribile dei conflitti, delle guerre, in particolare della Seconda Guerra Mondiale, che è stata la più grande tragedia della storia umana, insomma. E il parlarne con i ragazzi è fondamentale. Noi abbiamo il dovere di trasmettere da una generazione all'altra la memoria di ciò che è stato, nella speranza che questo contribuisca ad avere consapevolezza delle battaglie che dobbiamo compiere oggi per evitare di ripetere eventi di questo genere, insomma. Ecco, non vedo dall'altra parte della telecamera che stanno già qui tutti i ragazzi e ci stanno dando una grande dimostrazione di civiltà, perché stanno in silenzio, quindi non vogliamo abusare della loro educazione, né? E apriamo le danze, quindi ci rivediamo quando poi il progetto sarà realizzato nel film. Molto volentieri. Grazie. Grazie. Grazie a te.